Allora, la grande paura, nonostante quel gol annullato che era regolare sullo 0-0 a Donnarumma, poi quel doppio vantaggio della Ternana, la sua squadra ha saputo reagire, non ha mollato. In quella fase era molto facile forse mollare, molto probabile mollare, invece non c'è stato questo calo anche psicologico. E poi è venuta fuori, insomma. È stata una partita dall'inferno al paradiso, nessuno si aspettava una situazione iniziale così. Sentiamo che è un momento particolare, i ragazzi sono partiti un po' tesi, li ho visti tesi prima della gara. Due episodi, due gol, uno un bellissimo gol, l'altro un'ingenuità, però credo che la cosa più importante sia stata la seconda metà del primo tempo, dove ho visto una squadra che ha voluto andare a recuperare. Che non ci stava, insomma, ecco. Una squadra che ha voluto fare la partita che doveva fare, essendo sotto i due reti, però devo dire davvero bravi. Se devo scegliere un pezzo di questa partita, sicuramente la seconda parte del primo tempo. Il secondo tempo è stata una gestione, i ragazzi hanno dimostrato di conoscere i principi del calcio, abbiamo cambiato diversi sistemi di stare in campo per gestire la gara nel miglior modo possibile, è andata bene. Se possiamo scegliere noi un giocatore oggi simbolo, no, Coda, che è stato, ha fatto gol, ha colpito la traversa, il gol di Rosina in realtà è un po' anche merito suo, insomma. Massimo, io gli ho fatto i complimenti, ma non tanto per i gol, perché io guardo il calciatore per altre cose. Oggi ho visto il Coda che credo tutti gli addetti ai lavori vorrebbero vedere, un giocatore completo, un giocatore che gioca per la squadra, un giocatore che fa salire la squadra e che fa anche gol. E mi auguro che lui comunque mi ha sempre dato, difatti credo che sia stato uno sì, sempre con Rosina presente. Quello sempre presente. Sempre presente e oggi ha dimostrato tutta la sua forza, ma mi auguro che lui possa continuare sia a fare gol, ma soprattutto essere un uomo che aiuta la squadra. Mister, cosa prova un allenatore sullo 0-2? Lei ha detto, ha usato proprio la metafora esatta, no? Dall'inferno, non diciamo al paradiso, ma sicuramente dall'inferno a qualcosa di più bello, insomma, oggi, 90 minuti. Una frase che mi accompagna nella mia vita, dico sempre, è tutto scritto. Vedete che dovevo passare a questo... Cioè, cosa, questo si prova, cosa si prova? Ma io più che provare il fatto di essere sotto, mi dispiace che c'è questo clima nei miei confronti, anche perché io non parlo mai, non ostento mai, non, in settimane nessuno mi vede, nessuno mi sente, però sento che c'è questa cappa grigia, no, nei miei confronti, però fa parte del calcio, fa parte della vita, mi auguro insieme ai ragazzi di poter dare quello che i tifosi vogliono, si aspettano, e il tempo dirà. Oggi ha visto i risultati, le prime due si sono fermate, il Frosinone adesso è la seconda forza del campionato e voi in Latina siete alla pari, insomma, una classifica tranne le prime tre, insomma, corta, oggi si è ulteriormente accorciata. Io non vorrei tornare indietro perché sicuramente potevamo avere qualche punto in più e saremmo qui con ben altro spirito, però quello che è stato prima, bisogna guardare avanti. Siamo oggi con tre punti, siamo in una situazione che la si guarda un po' in modo diverso rispetto alla settimana scorsa, ma questo è il campionato di B. Vinci due gare e ti sembra di respirare l'aria sopraffina delle grandi cime, ne perdi due e ti trovi nel basso fondo ad annusare qualcosa che nessuno vuole. Per chiudere chiedo io a lei come avete giocato oggi, parlo dal punto di vista tattico, lei stesso poco fa ha detto, insomma, la squadra ha dovuto anche modularsi in base all'andamento della partita, ma siete partiti a quattro dietro, insomma. Sì, noi abbiamo giocato, siamo partiti con 4-4-2 e siamo messi poi dopo con Rosina dietro le due punte per fare da... Perché c'è una scelta già prestabilita dopo... Noi lavoriamo durante la settimana. La cosa che mi spiace è che... Noi non vediamo. Noi lavoriamo, voi non vedete. Il lavoro, quando io parlo di principi, e alla fine abbiamo giocato poi a 5, e credo che i ragazzi sanno stare in campo in tutti i sistemi. Una cosa vorrei ricordare. Di solito una volta dicevano gli allenatori erano... si fermano soltanto su un modulo, non riuscivano a cambiare, poi si è detto che un allenatore deve avere la possibilità durante le partite di poter cambiare e poter mettere in difficoltà l'avversario. Noi da quando siamo partiti adesso continuiamo a lavorare proprio per avere la possibilità di poter stare in campo in tanti modi senza perdere quegli equilibri e poter gestire le partite. Oggi è andata bene, anche perché devo dire la verità, giocare con un uomo in più a volte è semplice, però ho visto tante volte che con un uomo in più hai anche perso.